Siamo al tirassegno di Appiano, a pochi chilometri da Bolzano. Alle mie spalle potete notare i bersagli delle linee a 50 metri. Qui si allena la nazionale italiana di tirassegno, qui si allena l'Accademia del Tiro, qui il tirassegno di Appiano e soprattutto la casa di Petra Zublasin. Buon pomeriggio Petra. Buongiorno. E siamo qui con Petra, credo che tutti la conoscono, ma così giusto per far capire. Chi è la tiratrice Petra Zublasin, 31 anni, una medaglia d'oro al campionato del mondo, 6 medaglie agli europei, tra cui 2 d'oro, 9 medaglie nella Coppa del Mondo, tra cui 3 d'oro, un oro nella finale di Coppa del Mondo e poi basta, va bene? Va bene, Due va partecipazioni bene. alle Olimpiadi, insomma, una grandissima tiratrice italiana, ancora giovane, ancora in attività. E con lei siamo qui perché oggi vogliamo parlare non solo di Petra, ma anche della nuova Pardini FR22, che è la prima carabina in calibro 22 progettata e prodotta dalla Pardini di Lido di Camaiore, da Giampiero Pardini, che tutti conoscono, famosissima azienda con tantissime medaglie al collo nelle pistole, ma che da alcuni anni si è gettata anche dell'arma lunga e devo dire, ecco cos'era che mi ero dimenticato, Petra, che Petra, correggimi se mi sbaglio, nel 2014 ha fatto la prima vittoria per una Pardini ad aria compressa, allora, dico bene, Petra? Perfetto. Giusto, io ho fatto con, diciamo, con la sorella di questa qua, ho fatto il primo oro ai mondiali, cioè il Esatto. mio unico oro ai Primo mondiali. grande successo per una carabina Pardini. Allora Esatto. era la GPR1, questa è la FR22. Una carabina, vorrei definirla non banale. Qui Pardini ha cercato di dare il meglio, non solo sfruttando la sua grande esperienza con geni, scatti, canne utilizzati con le pistole, l'esperienza fatta con la versione ad aria compressa. Qui c'è anche grande innovazione. Alcuni aspetti di questa carabina sono innovativi. Ce li facciamo spiegare da Petra. Il primo, credo, Petra, che valga la pena parlare è la possibilità di sostituire la calciatura. Esatto, una delle cose che sono cambiate con le nuove regole è che abbiamo le finali dove devi essere super rapido a cambiare e avendo 1000 pezzi diversi questo ci crea tante complicazioni, ci rallenta e ci toglie colpi di prova. Allora Pardini si è ingegnato e ha fatto questo sistema con una vite che si stacca. Perfetto, rapidissimamente, poi Petra, adesso lo dimostreremo nel dettaglio, l'aiuto io, di queste calciature ce ne sono tre, una per la posizione in piedi, una per la posizione in ginocchio, una per la posizione a terra, così che il tiratore può adeguare alle varie posizioni in maniera rapidissima, la carabina. Quindi questa è già una delle prime novità e Esatto. probabilmente forse... Poi esistono dei pezzi che dove si possono cambiare, però nessuno dove si stacca anche l'impugnatura, perché l'impugnatura rimanendo sempre uguale, poi il problema è che magari in ginocchio me la trovo corta Certo, e in piedi me la trovo lunga. Questa esattamente. è la prima volta che in pratica avendo 3 pezzi uniti, in 10 secondi si possono cambiare tutte le pezzi che si vogliono cambiare. Perché il tempo oggi col nuovo regolamento è diventato fondamentale, Sì. pochissimo tempo per passare da una posizione all'altra, quindi è fondamentale. Poi io aggiungo, questa è una filosofia che molti costruttori stanno adottando e che Giampiero Pardini aveva già fatto sua nell'aria compressa, tutta la parte meccanica della FR22 spostata al massimo verso la parte posteriore della carabina, in modo da avere anche un baricentro molto diverso dal normale, no Petra? Esatto, questa qua ha una canna corta e questo ci aiuta soprattutto in piedi. In piedi una delle. Veniamo quasi tutti dall'area compressa, Certo. che è più gestibile qua, col rinculo e tutto, soprattutto perché anche il mercato sta crescendo nelle donne e nelle persone, non tutte uomini, se si può dire. Serve una cosa diversa, serve una canna più corta o il baricentro più indietro, che questa qua.
E tu come ti trovi con questa? Ci sta male, che già solo sparando qualche colpo in piedi senti subito che è gestibile, che è morbida, che sembra non una non un'area compressa, però ci va vicino. Allora il cambiamento da 10 metri a 50 è molto più facile. Ok, quindi abbiamo detto baricentro molto più arretrato, canna lunga 620 mm, e anche questa è una novità, così come una novità assolutamente su una carabina di fatto di serie, diciamo così, l'assemblaggio tra la calciatura e la meccanica, ok? Sì, qua evitiamo assolutamente i viti direttamente tra calcio e canna, esatto. Abbiamo questo meccanismo che si chiama un serraggio a cravatta, che prende con degli anelli all'interno di questi pezzi di metallo, che tiene la canna e poi questi anelli vengono tenuti a sua volta dalla calciatura. E questo permette che il più è morbido, che tutte le vibrazioni che ti vengono poi a accumulare nervoso durante le gare, questo non ce l'hai. Certo. E anche si testa molto meglio, cioè quasi qualunque cartuccia che ci spari più o meno va bene. Ecco, mi dicevi che un'altra delle grandi qualità di questa carabina, Petra, è lo scatto. Lo scatto è trattato criogenico, che mi sono fatto spiegare da Gian Piero, che vuol dire che portano il metallo giù a 193, meno 193, sì, qualcosa del genere, e dà una resistenza tutta sua allo scatto, che poi le molecole si rimischiano e hanno una struttura tutto loro, e questo porta che è immediato ed è nitido e rimane così, perché spesso noi viaggiando e anche... non è che facciamo ogni 6 mesi dei check-up, e questo sicuramente non si muove, che è importantissimo avere una certa costanza per, certo, i tiratori. Ecco, ok, allora FR22, la prima carabina calibro 22 long rifle di Pardini. Adesso, Petra, non ci rimane altro che andare in linea a testarla. Volentieri.